registrazione, via. Allora, ebbene, niente, ieri sera Altalena, chi è che si è messo long, chi è che si è messo short, chi è che ha voluto andare contro l'euro-dollaro, chi è che ha voluto cercarsi il long e poi lo short, chi invece ha messo un long quando invece stava scendendo? Ma sicuramente qualcuno l'ha fatto, e ieri avrà avuto anche ragione, avrà fatto anche tantissimi pips. Io sono uscito troppo presto perché il mio long l'ho chiuso subito dopo. Dopo la prima mezz'ora di Mario, o meglio, ancora quando è uscito il dato del tasso di interesse, non so, una mezz'ora dopo, io mi sono messo long perché era arrivato il tempo di sfruttare l'andamento ciclico. Quindi eravamo long perché euro-dollaro era long di ciclo 1. Io l'ho chiuso poi per uscire, l'ho chiuso a 20-30 pips, non so, 40 pips, non so. Poi si è recuperato tutta la giornata, è andato sopra, è andato over 1,12. Ma questo cosa vuol dire? Quello che ve l'ho detto l'altro giorno nel video di mercoledì, che quando escono i non farm e noi siamo posizionati con la nostra ragnatela, cosa succede? Che mentre sale guadagniamo, mentre scende guadagniamo e mentre ritorna al suo posto, siamo di nuovo stabili, non abbiamo perso una posizione. Perché cosa succede? Quando esce una notizia, l'evoluzione dell'espansione che succede nel momento della speculazione, cioè nel movimento dell'oscillazione dei primi 20, 30, 40, 50 pips long e short, noi ci siamo sia long che short. Poi quando oggi o ieri era già tornato al livello nostro, praticamente 1,11 e 1,11 più o meno 1,11,20, dove era partito la speculazione, è ritornato lì. Quindi lì noi, no, come non fosse successo niente, abbiamo portato a casa i nostri pippini. Poi che vada long, che vada short, è un altro motivo. Ma come, hanno tagliato il tasso di interesse, l'hanno messo a zero e ancora l'euro-dollaro cerca di salire? Certo, perché c'è un motivo che si fa così. Mi sembra di essere Vannamarchi quando vi parlo. Ok, allora vediamo che conto ci ho aperto qui, questo. Allora, poi chiaro che dobbiamo andare anche a dare una controllata cosa ha fatto la ragnatela. Prima cosa, allora la ragnatela, un attimo solo perché logicamente ce l'ho qui, una cosa che devo far vedere a tutti perché logicamente c'è qualcosa che non mi piace. Cos'è che non mi piace sulla ragnatela? C'è qualcosa che il margine è andato molto basso, anche ieri è andato molto basso, quindi c'è qualcosa che devo ristabilire. È un conto da 10.000, 9.000 euro e lo stesso riesco ad andare basso di margine. Certo, normale, perché c'è un'esposizione troppo in short o troppo in long, quindi devo equilibrare. Questo qui lo farò dopo il webinar e magari ve lo faccio vedere lunedì come si fa, nel senso che non ho ancora, ve l'avevo detto mercoledì, adesso mi sbaglio anche dei giorni, perché ho detto che a primo momento ho fatto mensile, non aveva senso, weekly fatto, daily fatto, 4 ore fatto, H1 fatto, 4 epicentri, poi anzi 5 con la mezz'ora, 5 epicentri, però di sotto epicentri o epicentri che lavorano all'interno di un epicentro abbiamo soltanto i 4 ore, che 4 ore mi prende, piccolo ripasso, mi prende questo qui, è l'epicentro normale del 4 ore, che mi parte da 1,11, 1,14, da 1,11 a 1,08, un po' più basso, che mi lavora un epicentro sulle 4 ore, giusto? Fino a qui ci siamo. Poi ho messo un epicentro che mi lavora da qui a qui con un epicentro centrale e un epicentro basso, che sarebbero questi. Ok? Questo è uno che mi lavora nell'epicentro sopra e questo nell'epicentro sotto, all'interno dell'epicentro maggiore, che sarebbe il 4. Adesso devo andare a inserire in questo epicentro praticamente un epicentro a 2 ore, se vogliamo chiamarlo così. Cioè, ho già diviso il 4 ore, adesso lo faccio con un epicentro ancora più sottile, che sarebbe l'H1. Ce l'ho già l'H1, ma allora divido l'H1 da 1,10 a 1,12, metterò un epicentro da 1,11 che mi lavora all'interno di questo per usufruire di un margine superiore nel caso dovesse andare tutto da una parte. Questo che è successo ieri, guardate quante operazioni che ha fatto, queste puntine blu che vedete sono operazioni chiuse, queste puntine rosse sono operazioni chiuse, e lì continua a farlo. Ogni sera lui poi mi aggiorna con le freccette, eccola qui che parte, mi aggiorna le posizioni. Ma cosa abbiamo fatto in questa settimana con questo conto? Questo è solo oggi, mettiamo questa settimana, che sarebbe praticamente il conto è partito lunedì, quindi è partito lunedì, questa settimana che cosa ha fatto? Già l'altro giorno eravamo a 200, che era mercoledì, no?
Ci sono. Non ho fatto, non ho parlato, cioè sto zitto perché parla da solo. Ha fatto 1.000 euro negli ultimi 5 giorni. Il conto è partito con 6.000, era con 9.000 con il controvalore, quindi 3.000 di credito. Esattamente erano 6.000 e 3.000 sono 9.000 e adesso vediamo che 7.082, ok? Abbiamo tante operazioni aperte, 730, ma è il motivo che io devo riuscire ad operare sempre con le posizioni aperte, devono esserci, è impossibile lavorare senza se usiamo questo robot. Ok? Ha fatto 1.000 euro. Il momento di silenzio è proprio per appagare la mia gioia, perché sono veramente contento di come sta funzionando, ma come ho scritto prima, a te Mauro, per esempio, ti ho scritto prima che c'è ancora qualcosa da risistemare perché non voglio che vada troppo basso il margine, cioè è un margine a 900, non mi piace, sebbene se adesso dovessi chiudere tutto questo avrei un guadagno di 300 euro, ma non è questo lo scopo. Se adesso il prezzo mi va sotto 1,11, incomincio a farmi delle operazioni già in long, vedete, ci sono tanti sell. Qui ha già incominciato con un altro epicentro a farmi dei long. Cos'è questo epicentro che mi ha fatto qui? Se io vado a vedere qui e metto sopra alla posizione questa, mi viene piazzata da expert e mi dà il numero di 2016-0307, che sarebbe la data, in questo caso una data che ho inserito come magic number. Questo 2016-0307 non è altro che questo epicentro qui. Non ve lo posso far vedere, ricordo che ci sono dentro le password, ma è questo epicentro qui, fatemi vedere, non è questo, allora sarà, andiamo a cercarlo, è questo epicentro, dov'è? Questo è più basso, allora mi vende, devo andare a cercare qual è, questo no, e questo nemmeno, 1,11, qui siamo sopra, adesso andiamo a cercare questo 11, no. Questo per esempio mi sta facendo tutti i buy. Ah, certo, stiamo parlando di sell, quindi no. Questi sono tutti i sell che sta facendo fino a 1,11. Sotto l'1,11 incomincerà a comprare questo. Anche questo. Sta andando a 1,11. Sta cercando di comprare. Quando arriva sotto compra. Ok? Attenzione, mi sto sbagliando con le mie parole perché non vedevo questo. È il venerdì, sono anche un po' stanco. E questo 4 ore qui rapporta l'epicentro del 4 ore sopra questo epicentro qui, quindi avrà un epicentro più o meno qui all'interno 1,1250. Infatti andiamo a vedere, 1,1250 è questo, quindi mentre lui scende questo epicentro cosa fa? Compra, infatti vedete le linee, le puntine blu, cioè le freccettine blu, quindi compra per andare fino a qui, che mi sta bene che mi accumuli delle posizioni long fino a 1,1250. Perché mi sta bene? Perché se io vado a vedere nel mio report delle posizioni ho tantissimi sell. Quindi mi fa piacere che ci sono anche dei buy contrario, perché i buy contrario, mentre lui accumula, intanto mi chiuderà questi qui, che sono belli pesanti da 0,10, e in più il margine sale perché mi fa una controparte. La cosa che non mi piace è questo 0,0, questo 0,10 è troppo pesante anche per un conto da 10.000. Avendo 10 operazioni massime da 0,10 è un lotto. Va bene che non porta più di tanto, ma un lotto più tutte quelle altre piccoline. Adesso andrò a ridimensionare questo 0,10 con, penso, un 0,08 oppure un 0,07, e peraltro aumenterò delle altre posizioni in buy contrarie con un'altra leva. Devo giocare un po' sulle leve per rimarginare, per tenere sul margine. Chiaro che se adesso da 1 va sotto 1,11 sono una Pasqua, perché è ancora meglio, perché sotto 1,11 cosa succede? Ci saranno dei robot che mi incominciano a operare in buy, però ci sono gli altri che incominciano a chiudersi tutti in buy, quindi si automaticamente si autobilancia da solo. Va bene? Allora, questo è l'aggiornamento, per così passiamo alle analisi. Oggi è venerdì, non voglio star tanto a, veramente sono stanco, 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 più di mente che di corpo oggi. Allora, di nuovo, prima settimana del metodo Ragnatela, tempo reale. Grazie a Simone che mi ha permesso di condividere i risultati del suo conto. Chiaro che non potrà entrare nessuno in questo conto, però è un conto reale. 1.082 euro. Oggi scherzando mi ha detto: ma quanto ti devo? Non esiste quanto ti devo. Fino a quando usufruite dei robot che li ha fatti Luciano. Questo è Luciano, è Alessandro Luciano, quindi lui è Luciano, Luciano Alessandro MP, sarei io, epicentro il nome del robot.
Quando usufruite di questi robot, adesso qui stiamo usando un robot solo, diviso in tanti conti su tanti robot, con un'altra. Fino a quando pagate l'abbonamento mensile, uguale quanto guadagnate, potete guadagnare anche 10.000 euro al giorno, no? L'abbonamento rimane questo. Attenzione, anche questa cosa qui prima o poi cambierà, perché uno non può fare un conto da 100.000 e poi pagare soltanto l'abbonamento mensile. Non per essere avari tutto il resto, perché più è pesante il conto di capitale, più tanta lavorazione a fare, costruire a parte che mi ha fatto molto piacere a farlo e mi diverto pure, ma non pensate che l'abbia fatto in 5 minuti. Avrò perso in tutto, in totale, 4 ore, non dico di fila, ma 2 ore a sistemarlo, 2 ore a prepararlo, 2 ore a sistemare che funzioni tutto quanto, a controllare che il DPS sia abbastanza forte, controllare gli schemi dello sleep page perché non mi salti operazioni, tutto questo l'ho controllato, sono più o meno 4 ore di lavoro, una volta fatto va e va da solo, però lo stesso, tengo monitorato tutto il giorno questo conto, l'ho tenuto monitorato tutta la settimana quasi sempre aperto in un monitor perché volevo vedere anche l'operatività. Non è questo, il mio lavoro, io vengo pagato, cioè il mio guadagno lo faccio tramite il trading, non tramite l'abbonamento. L'abbonamento è, ve lo ripeto per l'ultima volta, è il contributo per i ragazzi che ci stanno dietro a questi robot. Non è l'epicentro, non è il crossover, non è il trend rider, non è il binario, e non sono l'autociclo, non è il dinamico, non è l'island, non sono tutti il semaforo, tutti gli indicatori che sono stati fatti, è tutto il complesso, perché io ho sotto ancora una rete di robot che voi non ve lo potete neanche immaginare. Che cosa ne esce fuori se riusciamo a portarli tutti in attivo? Sapete perché? Perché io fino a 2 anni e mezzo fa, se non 3, se mi chiedevate di un robot automatico, io vi rispondevo no, non funzionano. Ero la persona più scettica che esiste, non avrei dato una lira del trading automatico. Fino a quando? Un po' Alessandro che mi diceva sì, ma c'è qualcosa che non va. Ma c'è qualcosa che deve uscirne, dobbiamo guardare questo, alla fine questo, no, questo, fino a quando mi ha stuzzicato veramente la voglia di cercare una situazione, di trovare un motivo, ecco mi sono dimenticato anche Skype, di trovare un motivo perché i robot non funzionano. Allora cosa succede? Ho trovato il motivo perché i robot non funzionano, nel senso che ho costruito dei robot, ho fatto costruire dei robot. Secondo i miei criteri, secondo anche prima gli andamenti ciclici, il crossover è nato per un andamento ciclico e poi questo qui è nato perché volevo avere un punto di riferimento. L'epicentro, secondo me, è uno dei robot che in giro non ho mai trovato una cosa del genere, ma se lo si trova sicuramente esistono, non sono arrivato io a inventare l'acqua calda, però è una forza, assolutamente, poi usato così è una forza. Potete dire quello che voglio, io sono molto carico, 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 perché vedo che c'è una luce alla fine del tunnel, c'è la luce, il tunnel è quello che mi sono costruito io per andare a vedere se i robot funzionano. Funzionano! Chiaro che se io metto un conto da 1.000 avrò tanto più, sarà molto più lungo il tunnel, perché prima di arrivare a un conto abbastanza con molto capitale avrò anche. Posso anche arrivare a bruciarmi il conto per un conto da 1.000, perché il conto da 1.000 è un conto da 1.000. Chi vuole troppo, con un conto da 1.000 posso guadagnare sicuramente senza andare a rischiare il conto 50 euro al mese. Ma con 50 euro al mese non vale la pena, dico io. Vale la pena se io a lungo termine voglio costruirmi qualcosa. Ma se voglio partire già alla grande, è chiaro che con un conto da 5 o da 10.000 sono già con le spalle coperte. Però notate che su un conto da 9.000 in questo caso, il margine 973 non è tanto, quindi devo andare anche a sistemare qualcosina qui all'interno. Ok? Però tutto va bene, vedete come sta scendendo veloce, vuol dire che c'è tanto tanta cosa contraria e continuerà a farmi delle operazioni contrarie. Quello è il bello, il contrario mi va a coprire questo, perché in ogni espansione long, questo qui è una cosa che magari dovete anche nei vostri ragionamenti o nel ragionamento di una costruzione di un robot, comunque in tutti i ragionamenti, in un'espansione long, il ritracciamento c'è, il ritracciamento mi serve per costruire, quando io ho fatto l'espansione, ho costruito delle posizioni che mi andranno a chiudere qui, nel frattempo mi costruisco altre operazioni contrarie di questi epicentri più grandi, ok? Bene, passiamo oltre perché sennò parlo tutta la mattina di questo qui, quindi tutto quanto sta andando come doveva andare, potrebbe anche oggi risultare che da 1082 avremo un
1200, 1300, vuol dire che ho fatto più del 10% in una settimana con un conto da 9000. Con un conto da 9000 ho già fatto il 10% oggi perché già ho superato i 900 euro. Se io in un mese riesco a fare il 25, il 30% con un conto da 9000, posso lasciare correre le operazioni anche a perdere qui anche meno 1000, meno 2000, 1500, perché il margine anche se non è tantissimo, mi può arrivare a bruciare quello che ho qui. Quello che ho qui, se lo brucio, logicamente sono comunque in positivo. Guardate, sta scendendo, sta scendendo, sta scendendo l'euro dollaro, è arrivato a 1,11, 1,11, andremo a coprire sicuramente anche altre cose. Bene, allora questa cosa qui la metto più bassa e partiamo da qui. Bene, qui abbiamo, allora un attimino che prendo fiato perché sennò sentite che sono molto molto entusiasta della cosa, sono fuori di me perché sono contento. Ieri quando ho visto l'euro dollaro che saliva o che scendeva prima ancora, ho detto che bello che abbiamo l'1,08, che abbiamo l'1,07. Perché? Perché da lì si riparte, riparte una nuova vita dell'euro dollaro, riparte i long, ripartono della speculazione. Perché Mario Draghi ha fatto questa sensata di abbattere l'euro dollaro, ma sicuramente perché era già convinto, aveva altre risorse, aveva qualcos'altro che teneva sotto. La stessa Yellen ha detto che prima di fare una mossa nella politica valutaria le nazioni si parlano tra di loro. Quindi logicamente 1,08 al massimo avrebbe portato 1,05, che sono 300 pips in più, ma quando è partito il mercato, mettiamolo qui, che era 1,10 più o meno quando è partito il mercato qui, da 1,10 ha fatto 170 pips in un dato più o meno quanto fa di media, un 130, 150. Se proprio c'è qualcosa che non va, fa 250, 300 pips. Da 1,10 a 300 pips sono 1,07. Quindi da 1,08 era giusto mettersi long su questa zona di supporto? Nel trading discrezionale a 1,08 era una zona di supporto. Questa linea qua non l'ho messa io prima, non l'ho messa ieri o adesso, l'ho messa già tempo fa. Ok? È la stessa linea che troveremo sicuramente anche in tante altre analisi, se andiamo a vedere, se non lo so, è che è la stessa. È una zona di supporto. Guardate come ha battuto qui. Qui c'erano gli istituzionali. Chi ha magari un conto da Bloomberg, pagando la piattaforma di Bloomberg che costa 2.500 euro al mese, pagati un anno in anticipo, quindi già si è esposti con 30.000 euro per avere la piattaforma. Lì si vedono gli ordini pendenti, gli ordini degli istituzionali. Ok? Quindi qui c'erano, io a me non me ne frega saperli perché meno male qui c'è e si andava long. Questo long qui, ieri, che cos'era ciclicamente? Cioè non ho detto nient'altro. Io so che il mio karma, la mia positività, la mia maniera di fare o di condividere o forse anche insegnare, cioè di dare magari un input alle vostre idee, anche ai vostri malanni, eppure anche ai vostri disastri passati o anche recenti, oppure anche adesso in questo momento, ieri magari vi siete messi short qui. Vi siete messi short qui perché, sto parlando in generale, siete tanti che mi ascoltate, però se vi siete messi short qui perché magari avevate già delle posizioni long qui in alto, vi siete messi short qui, adesso avete delle posizioni short qui in alto e avete delle posizioni long anche qui. Non sapete da che parte andare. Ok? Quindi per evitare queste cose qua io cerco di trasmettervi che se voi non foste, non avessi messo qui delle posizioni long, questo short qui non si faceva. Ok? Quindi a un certo punto si deve anche pensare che con un conto piccolo, perché so che i conti da 2, 3, 4, 5.000 sono, anche da 10.000 sono conti piccoli, perché con i conti da 5.000, anche se io gioco con un lotto, mi va bene una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte, 10, 12, 15, 20 volte. Ma quando mi va male una volta, ci rimetto tutto, non soltanto scarpe, calzini, pantalone, mutande, tutto ci rimetto, perché quando incomincia a ingranare un trend, se io qui mi sono messo short con due lotti, perché ho detto, tanto Mario Draghi ha tagliato il taglio, ha messo il taglio interesse, l'ha messo a zero, è impossibile che l'euro dollaro cominci a andare su. E allora qui mi carico con due o tre lotti in short, ma quando ho fatto così e ho due lotti in short, qui sono sotto i 6.000 euro. Se io ho il conto da 5.000 o da 10.000, sono 6.000 euro. Quindi già c'è qualcosa che non va perché io mi sono messo short. Ci arriverà di nuovo qui sotto? Non lo so, io non lo so.
C'è qualcuno che lo sa? Alzi la mano. Allora non c'è, non è una maniera di sfottervi, non è una maniera di dire a tutti quanti sapete quanta gente io incontro nel mio cammino da trade, ho incontrato che magari anche mi hanno detto sì, con i tuoi robot le posizioni vanno da sole, non è giusto che sia così senza stop loss, sono fermo con la sterlina dollaro da più di un mese perché non apro operazioni, perché è andato fuori dal range. Va bene, con il tuo conto da 1000, 2000, 3000 può anche essere che in certe coppie si affermo anche da 2 mesi, anche da 3 mesi, non me ne frega, anche da mezzo anno, non me ne frega proprio niente. Sapete perché? Perché poi quando prendono in mano il conto e incominciano a fare operazioni da sé, si sentono dei re, incominciano a fare una, due, tre operazioni da un lotto, da due lotti, da cinque lotti con un conto da 3000. E cosa fanno? Guadagnano in una giornata 500 euro, in una giornata 200 euro, in una giornata 100 euro, e così io sono il re del mercato. Io guadagno in ogni settimana 1500 euro, altro che Paolo con i suoi robottini, ok? Però quando gli va male un'operazione, quando qui ha aperto tre lotti e il mercato non scende più, ma sale, questi tre lotti diventano 9.000, qui siamo a 10.000 euro, con un conto da 5-6.000 euro. Non soltanto calzini e scarpe, non pantaloni e mutande, ma gli do anche il sedere. Scusatemi la parola, ma è così, perché è così. Non siamo noi i capi del mercato. Non è una maniera per rifarmi di chi è incredulo o di chi magari non ha creduto ai robot o che ne so io. Non me ne frega proprio niente. A me di questo abbonamento qua me ne può fregare zero assoluto. Penso che tanti di voi l'hanno capito che io i miei soldi non me li faccio con il con non li faccio con l'abbonamento, ma me li faccio con il trading, perché io stesso uso le mie materie, ok? Se io riesco a spiegare che qui siamo nel ciclo 4, non mi metterò long fino a un certo punto, ma quando arrivo qui, e qui mi potresti anche da fare un applauso. Non dico in generale a tutti quanti, però quando arrivo qui io devo mettermi ancora short? Ditemi, aspetto, perché oggi sono un po' avvelenato, ma avvelenato dalla parte giusta, nel senso che sono contento, perché i miei risultati sono qui. Dopo dell'analisi ciclica, cos'è che faccio? Cosa devo fare qui? Sicuramente non mi metto short, ma cosa devo fare? Chiaro che se mi metto long, perché io ieri a chiusura di questa candela qui ero già long, questo è 2 minuti prima della chiusura, perché? Perché la prima operazione l'ho fatta qui, se mi scendeva ancora ne facevo un'altra, l'ho chiusa qui mi pare, vedete sul pivot l'ho chiusa. Non ho fatto questo, non ho fatto questo, ma una posizione qui da un lotto sono 500 euro, non ho bisogno dei 79 euro di abbonamento. Assolutamente no, anche perché non me li prendo io, assolutamente non ne ricavo niente. Okay? Io ho soltanto del lavoro, ma secondo me il mio lavoro, anche la gestione di conti o la messa in atto della ragnatela sul conto di Simone e tutto il resto, non è per me un lavoro, per me è uno studio. Io continuo a studiare, usufruendo anche dei conti di altri clienti con altre tipologie. Un conto da 1000, secondo me, mi porta più studio che un conto da 10, 15, 20.000, 50.000, 100.000, 80.000. I conti da 100.000 o da 50.000, 80.000 sono dei bancomat con l'epicentro. Sono dei bancomat perché è impossibile. Dico, non tutto è possibile nella borsa. Può andare via la luce a Wall Street, sicuramente succederà un patatrac, però con i conti da 50.000, 100.000, anche una scimmia può fare trading. Ok? Va bene. Comunque, chiuso adesso qui. Non era una romanzina, è soltanto forse anche un riscatto di tutto quello che, del, tutto il, quello che è passato finora, anche in questo anno qui, anche l'anno scorso, e anche nella sterlina che è scesa tanto, o che la stella franco-svizzera è scesa tanto per poi risalire, è un riscatto, perché io quando io passo da un tema all'altro c'è un motivo che lo faccio. Se io mi fermo qui l'euro-dollaro, non voglio andare oltre con l'analisi, passo la stellina dollaro perché l'epicentro a 1,47 non lo tolgo, perché io l'ho fatto, ho messo in tempo reale 2-3, un mese fa, che non so, 3-4 settimane fa, 2 mesi fa, che c'è questo epicentro che lavora da qui a qui per i conti più grandi, da qui a qui per i conti medi e da qui a qui.
con i conti più piccoli, quindi i conti più piccoli avranno 300, i conti medi ne avranno 500, i conti grandi ne avranno 900, 850 di range, 900, dipende, ma il conto più grande, 10-15 mila, per arrivare a 1,47 con 900 di range, non fa altro che da qui a qui guadagnare, anche se scende in oscillazione, l'epicentro 1,47, non si fa niente, finita lì. Se io oggi è venerdì, quindi mi posso anche scaturire nel farvi vedere tutto quello che voglio, non me ne frega, perché il webinar del venerdì l'ho scelto io, è un optional che faccio, io ne facevo sempre due alla settimana per chi mi conosce. Quello del venerdì è nato così, lo facciamo perché è una riunione. Se io metto un epicentro sull'Audi USD, il nostro cosiddetto Claudio per il Soliling Audi USD, quando io metto il dollaro australiano contro il dollaro americano e l'epicentro è 1,78, per il momento è scusate, 1,78, 78, 0,78, per il momento è 0,76 per i conti più piccoli. Posso usare nel conto grande già il 0,78, oppure in entrambi i conti 0,76. E mentre lui sale da questa zona qui, vi ricordate com'è nato l'epicentro? Mauro, te lo ricordi da com'è nato l'epicentro? Da che analisi è nato l'epicentro? Se non te lo ricordi tu, è nato da un'analisi tua. È nato da un'idea tua di mettere un epicentro che è ancora segnato qui, dalla parte bassa, da qui a qui, 500 pips, mettevi un epicentro centrale, giusto? Questo qui è nato. Io ho detto no, se mi rompe questa resistenza, che poi adesso è una resistenza, non è più un supporto, però la mettiamo la rimane, scusate, è un supporto, non più una resistenza, rimane verde, perché ho detto se mi rompe questo e si porta più in alto, incomincio a costruire un epicentro. L'epicentro rimane nella parte alta, perché ha abbandonato questa fase qui bassa. E ve l'ho detto già un'altra volta, per fare degli epicentri sui time frame più ampi, ho bisogno di ridurre il grafico, perché io qui derivo da un trend ribassista che ha toccato il fondo. Ha toccato il fondo, se voglio andarlo a vedere nel weekly, lo mettiamo ancora più basso. Guardate, questo qui ha toccato il fondo, l'unico punto è questo e poi punto punto questo. Ma se io vado qui, che politica monetaria avevamo nel 2001? Sono passati tanti anni, si è portato in alto e ha fatto un ritracciamento. Questo qui è un minimo crescente rispetto a questo, quindi questo qui era un ritracciamento, questo qui che anno è? 2008. Nel 2008 sono passati praticamente 7-8 anni. Altro massimo, è un massimo rispetto a questo, è un massimo crescente, quindi mi aspetto un ritracciamento che non mi vada sotto questo minimo. Forse è questo. Calcoliamo una cosa, i box di Denver, chiaro che io sono preparato e ho magari un'istruzione o una cultura, diciamo anche, che deriva da ore e ore ai grafici, sicuramente ore e ore a leggere cose significanti e cose insignificanti, perché ne ho lette tantissime. Ho seguito trader che promettono o hanno promesso e promettono ancora le stelle, e siamo rimasti lì che promettono ancora le stelle, ma promettono ancora le stelle e prometteranno ancora le stelle, perché più di promettere non sanno fare altro, non possono fare altro che promettere le stelle, perché altro non andranno a fare, non si fa niente. Continueranno a vendere segnali di trading, che segnali di trading è anche una cosa contraria. Se voi fate segnali di trading e volete farli tutti, assolutamente li dovete fare tutti, perché se io ho un segnale di trading e io ce li ho i segnali di trading, sapete quante volte me l'ha chiesto la face flow? Se io do i segnali di trading per non appoggiarsi a altre società, perché i segnali di trade devono essere fatti tutti. Se ne esce uno all'1:30 di notte, io mi devo alzare dal letto e fare questo segnale, perché se non li faccio tutti, la statistica dei segnali di trading la posso buttare via. Ok? Quindi questa cosa qui che sto lavorando io dei segnali di trading non è il segnale di trading. Voglio che avete i segnali di trading miei con nel vostro conto, dentro nel VPS, una ripetizione dei segnali di trading. Quindi non dovete alzarvi alle 2:30 di notte e fare l'operazione dal telefono, non lo dovete fare. Questo è il segnale di trading. Non voglio essere infrainteso, non voglio essere neanche messo nel gruppo che si trova nella rete. Quello lì mi ha promesso le stelle. Io non prometto le stelle, assolutamente niente, non me ne frega proprio niente di nessuno, perché le prime cose, le cose che faccio io, le faccio in primo luogo per me. Quello che faccio lo faccio per me. Quindi se va bene a me, va bene anche a voi, va bene a tutti, ma se non va bene a me, va male anche agli altri. Ok? Quindi l'egoismo assolutamente non è un egoismo, dico intanto non me ne frega degli altri, lo faccio per me. È un egoismo però che mi viene pagato a me e viene pagato anche a voi, perché se va bene a me, va bene anche a voi. Ok?
Quindi, visto che io non prometto niente, cerco di fare delle analisi. Ripeto, la mia cultura di trading o il mio bagaglio di trading che mi sono fatto 9 anni ormai quasi, che ho perso tantissimi soldi all'inizio, ne ho messi ancora, ne ho persi, ho abbandonato le mie attività, ho abbandonato il mio lavoro discrezionale per sedermi a casa 12 ore al giorno. Andare a dormire, svegliarmi alle 2, alle 3:20, 3:20 quando erano i dati canadesi e guadagnare un paio di 500 euro, 1000 euro e poi dormire tranquillo, oppure perderne 1000, 1500 e poi dormire male di notte per tradare un dato. L'ho fatto nei primi anni. Quanti anni, quante volte avete dormito col computer acceso perché il vostro conto si stava per bruciare? Io l'ho fatto, ma io lo dico perché l'ho fatto io prima di tutti. Non lo faccio più, io quando mi vedete che sparisco da Skype, che non ci sono più, vuol dire che ho staccato il computer, ho tirato la spina, non andrò neanche più a vederlo, non me ne frega. Quindi quella salita dell'euro-dollaro ieri, io l'ho vista alle 7:30 di sera. Non me ne fregava che cosa succedeva, poteva scendere anche ancora, poteva trovarsi anche a 0,80 centesimi, capito? Non me ne fregava niente perché il rischio in borsa c'è. E chi si affida a un'operatività deve essere consapevole che il suo conto può anche andare a zero. E l'unico che guadagna sul conto che va a zero qual è? La controparte. È il broker che si mette i soldi in tasca. Ok? Però il broker non può manipolare il mercato. Quindi noi dobbiamo lavorare contro il broker da un certo punto di vista che dobbiamo avere ragione contro di lui. Però lui non perde se vi dà i vostri soldi. Ne ha guadagnati 5-6 volte tanto. Ve l'ho già spiegato come funziona un broker regolamentato. Un broker che ha le palle sotto. Se poi andate da un broker, non voglio fare nomi, che intanto se anche guadagnate 10, 20, 30, 40, 50 mila non potete fare il ritiro, allora avete sbagliato. Ok? Bene, torniamo noi. Nel mio percorso, dove sarò sicuramente, sono inciampato tantissime volte e ho perso tantissimi soldi. Tra parentesi, li ho persi perché ce li avevo. Chiaro, avevo altre attività che mi portavano dei denari. Se non avevo questo, magari perdevo di meno, però la mia persona rimaneva comunque come ero all'inizio, come sono partito, sarebbe rimasta così. Quindi avrei avuto comunque l'ambizione di capire, ho perso 100, li voglio riguadagnare, ho perso 1000, li voglio riguadagnare, ne ho persi 50.000, li voglio riguadagnare. Chiaro che alla fine ho riguadagnato anche quello che ho perso e oltre anche a questo, però è stato anche per me un percorso che mi ha fatto crescere come trader. Quando io parlo di queste cose qua, che questo è un minimo, questo è un altro minimo, questo è un minimo crescente, queste qui sono le scatole di Denver. Le scatole di John Denver, non mi ricordo se si chiama John Denver o Jack Daniel, non mi ricordo, non uguale, Denver comunque, i box di Denver usati negli anni 90, se non mi ricordo quant'era, vuol dire che adesso se io dovessi entrare qui in un ritracciamento, quando il prezzo si avvicina a questa scatola qui, io entro qui con lo stop loss sotto questa scatola. Così lui è diventato multimiliardario negli anni 80-90, ok? Le scatole di Denver. La prossima scatola ancora non si è aperta perché questo è un minimo crescente rispetto a questo. Adesso devo aspettare che mi vada a fare un nuovo massimo rispetto a questo, o comunque rispetto a questo, e comincio a costruire le scatole di Denver. Quindi su questa analisi qui, perché ho sconsigliato di andare short a questi livelli qui? Perché secondo me c'era più un motivo per costruire un'analisi long, ok? Col senno di poi avrò ragione, magari tra mercoledì prossimo ci troviamo il prezzo qui sotto, va bene lo stesso. Tanto io da qui a qui, questi 100 pips, ho giocato un paio di operazioni, addirittura mi pare ogni 20 pips, quindi ho giocato 5 operazioni da microlotto qui, ok? E continuo a guadagnare, va bene? Bene, scusate un po' l'euforia, ma è un po' anche una rivincita su tutto quello che a volte veramente magari uno nell'ignoranza, senza dare l'ignorante a nessuno come insulto, no, l'ignoranza è uno che ignora. Cioè, se io non so qual è la capitale d'Italia, ok? Allora ignoro questa nozione, cioè non sono stato attento alla lezione di geografia e non so qual è la nazione d'Italia, la capitale d'Italia, ok? Adesso faccio un esempio banale, però non è che questa persona qua sia malata di testa o non abbastanza
intelligente, magari non è colta in questa cosa qui, magari un italiano, chiaro che sa che la capitale d'Italia è Milano. No, sto scherzando. Così ci vuole anche un po' di scherzo, no? Si sa che la capitale d'Italia è Roma, va bene, però magari chiedo qual è la capitale della Grecia, qual è la capitale dell'Australia, qual è la capitale, che ne so, di un altro paese che magari che non l'ho mai sentito nominare, ok? Qual è la capitale, non mi viene neanche, della Slovenia, ok? Queste cose qua, che poi la capitale della Slovenia non mi viene in mente il nome, va bene, uguale. Beh, mi piace il nome della capitale, uguale, non importa. Quando uno non sa una cosa del genere, non è che ha detto va, quello lì è ignorante perché non sa la capitale della Slovenia, ok? Non è che in ignoranza, magari non gli interessava la geografia, non gliene frega niente, ok? Però a questo punto io, questo che sto dicendo oggi, che mi sentite un po' ribelle, anche non sono arrabbiato, perché intanto non mi arrabbio mai, io non perdo il tempo, non perdo la mia vita ad arrabbiarmi con nessuno, assolutamente, neanche nella mia vita privata non mi arrabbio mai con nessuno, ok? Però è un po' una rivincita da chi magari mi ha detto sì, ma è quella questione come tutti gli altri, anche se è sottinteso, perché il codardo non ti dice mai le cose in faccia, però ti dico eh sì, ma i tuoi robot sì, funzionano, non funzionano, è così, perché sottinteso è ti vuoi prendere soltanto i 79 euro al mese di abbonamento e quindi metti questo robot che bene o male qualcosina fa, ma non fa tanto. Ma me ne fregherà proprio zero assolutamente, perché io vi ripeto che tanti, tanti clienti e anche magari clienti piccoli a cui ho fatto io stesso sospendere l'abbonamento dicendo guarda, non ha per il momento senso perché il tuo conto c'ha solo 1000 euro, pagheresti 79 euro a zero, lascia correre l'epicentro, quando raccumuli un po' di capitale riattivi l'abbonamento se ti piace, perché a me non me ne frega assolutamente niente. Posso capire che magari un ragazzo di 20 anni che sta ancora all'università, e ne ho diversi ragazzi, non usufruiscono di tanti soldi, quindi magari hanno il conto che sai 700-800 euro, gli piace vedere che ogni tanto guadagnano 10 euro, non vado a spingere, non me ne frega niente, però un cliente che si mette, fa due tre conti da 5, 6, 7, 8, 10.000 e poi va a sputtanarsi i soldi, a prendere posizione da un lotto, quelli li devi pagare perché è così. Cioè, da tutto, io per farmi fare di nuovo un altro robot che si chiamerà Binario, devo usufruire del tempo di Alessandro, devo usufruire del supporto che mi dà Monica, di Gianluca che risponde a tutti quanti tenendo vado alla chat di supporto del Visual Trading. Quindi queste cose qua devono essere contropagate. Quello lì è. Però se per esempio Simone adesso nel suo conto ha fatto questa settimana 1040 euro, si è pagato tutto l'abbonamento e io non sto facendo vedere una cosa che non esiste. È un conto reale. Ok? Cioè, non so, poi chi vuole credere, mi vuole credere. Chi ha messo in atto, anche te Mauro, che mi hai scritto stamattina, l'ho letto prima, me l'hai scritto anche su Skype, l'ho letto anche prima, adesso è partita. Stai guadagnando anche tu 1500, chiaro, stai facendo un test nel conto demo, però insomma, quarta settimana, con 250 euro di float, adesso ho rimarginato qui il messaggio, con 250 euro di float ne hai guadagnato 1500 euro nella quarta settimana. Cioè, non so se adesso mi dici che nella quarta settimana 1500 o in tutto totale 1500. Non so, mi dovresti un attimino chiarire questa situazione. Cioè, se in totale 1500 euro sei partito più o meno un mese fa, ieri ne hai fatto 500, vorrà dire che magari fino a ieri avevi tanto float in tante posizioni aperte, ieri hai rimarginato tutto. Cioè, volendo adesso un cliente dice ok, tolgo 1000, mi pago l'abbonamento per tutto l'anno, sono in pace. Non faccio come tanti altri che hanno il conto, che magari vedono che sono 1000 euro aperti, dicono sì, ma io ti devo pagare l'abbonamento, ho 1000 euro aperti. Quei 1000 euro aperti sono una perdita relativa, quindi assolutamente perdita relativa, quindi prima o poi i tuoi 1000 euro li hai riassorbiti, poi rimangono gli stessi, ma continui a portare a casa guadagni. Quindi o la vuoi capire oppure per favore. Sono il primo che vi disdice l'abbonamento e vai a dare i soldi a qualcuno che ti ha promesso le stelle. Perché io non ti prometto le stelle. Per me sono i fatti che contano. E i fatti sono quelli che sto dimostrando assolutamente. Va bene? Ok, come adesso l'euro-dollaro scende a 1,11, che era un epicentro, ha messo praticamente a zero un epicentro, sta salendo di nuovo. Questa candela che sta salendo mi serve anche perché sta vendendo ancora per ritornare a 1,11. Ok?
quindi se io ritorno nel conto di Simone, che ormai l'abbiamo preso, vedete che sta facendo un buy che sta andando in guadagno. Il buy me l'ha fatto da 1,11, quindi il margine 926 è rimasto lì. Vedete che era già 6,70, che era andato e è tornato 8,61. Però mi sta andando a chiudere anche un buy dopo che mi ha chiuso solo oggi. Mi ha chiuso tanti sell e anche un piccolo buy. Sta guadagnando da una parte e dall'altra. Va bene? La cosa che sto rischiando io sul questo è l'orario, dovrei andare io sull'orario perché sull'H1 e adesso qui abbiamo il problema che è chiaro. Si è composta una ragnatela, queste che vediamo sono tutte prede, le prede che andiamo a fare. Chiaro che adesso salendo mi aprirà anche altri sell che non mi vanno bene perché mi abbassano il margine. Adesso vediamo come. Vedete che qui c'ho trades 8, quindi ne posso aprire ancora 2. Anche questo è un vincolo che io ho dato, cioè più di 10 non me ne fai. Volendo posso ridurre questo. Per il momento lo tengo così, ma va bene che sia così. Ok? Bene, allora adesso basta polemiche, anche se polemiche non le faccio, assolutamente no. Deve essere una cosa magari che uno mi ascolta, si risente nel suo discorso o comunque nel suo. Nel quello che mi ha scritto, quello che ha pensato, dice: ma cavolo, alla fin fine, nei confronti di Paolo, c'ha ragione perché ieri ho guadagnato 500 euro dopo che l'altro ieri gli ho detto: guarda, che siamo troppo in esposizione, non sarebbe meglio chiudere un robot, non sarebbe meglio. Cioè, ma arrivano giornalmente cose del genere. Un esempio che poi carissima persona, gentilissima e assolutamente non rientra nel discorso che ho fatto prima, rientrano tante altre persone che si rispecchieranno sicuramente, ma Andrea che mi ha scritto ieri o stamattina, adesso non so perché i messaggi li ho letti stamattina senza guardare quando mi sono stati scritti, quando mi ha scritto era mezz'ora dopo del dato e mi ha detto: a questo punto ti volevo chiedere di alzare la leva, adesso non me lo ricordo bene il discorso perché ne ho letti tanti stamattina, non li ho ancora finiti di leggere tutti. Ma ho visto che l'euro-dollaro è andato fuori dal range, quindi magari vediamo la settimana prossima. Una mezz'ora dopo, senza che io ero al computer, perché già avevo spento tutto, quindi l'ho letto stamattina, c'era scritto quello che ho scritto prima adesso non c'entra più, ti ringrazio dell'operatività, sei forte, sei un grande, sei un genio. Assolutamente no! Possiamo dire che era comunque una cosa che io devo costruire, devo seminare per accogliere. Chiaro che io devo seminare delle posizioni che andranno sicuramente in perdita, ma quando l'euro-dollaro? Perché usiamo l'euro-dollaro? Perché l'euro-dollaro mi può fare questa cosa qui. Mi può perdere 250 pips e poi recuperarmene 400. Perché l'euro-dollaro è così? Quindi l'euro-dollaro punto la ragnatela sull'euro-dollaro. Non vado a puntarla su altre coppie. Perché è la cosa migliore. Chiaro che devo soffrire prima di raccogliere, ok? Poi, tornando adesso all'analisi ciclica, che tanto piace, questo è un ciclo 4, non me ne frega se il ciclo 4 era finito qui, se il ciclo 3 magari non era questo, o se il ciclo 3 era questo, a parte che guardate il detector, cioè è inutile che stiamo lì a girare nel discorso, guardate il detector. Cioè, io quando parlo di un indicatore d'eccellenza, che l'ho detto l'altra volta, non lo dico perché voglio vendere un indicatore, perché è un indicatore che mi interessa a me, io l'ho fatto per me. Guardate, qui è partita la distribuzione, qui è partito il ciclo 1, qui si è chiuso e va a partire la nuova distribuzione, qui è partita la nuova distribuzione. Ok? Qui minimo assoluto, questo è il ciclo 4, il tempo c'è, ciclo 3. Ciclo 2 e ciclo 1. Trend line ciclica dal punto dell'1 alla parte centrale, qui era lo short di chiusura distribuzione. Ok? Ci sono tante altre cose che io potrei dirvi sull'operatività discrezionale. Da questo punto qui io misuro cosa c'ho qui. Se voglio fare proprio quello il sapientone, vi dico che questa distanza qui, ok? Che è la distanza della parte alta della distribuzione di Gauss. La devo giocare anche in short. Ok? Più precisa di questo non è, però siccome non sono mai sicuro che mi faccia una cosa del genere, a questo punto qui, quando ritorno qui sopra, mi gioco questo. Ok? Mi gioco questo box in long su ripartenza di una nuova distribuzione. Tac. Ok? Quindi siamo nel ciclo 1. Campana perfetta, ma non è sempre così, però è perfetta. E se non è perfetta, la cosa. La
Stiamo andando oltre il tempo? No. Allora, un attimo che devo bere qualcosa, sennò c'è la gola secca e continuo a sputare sulla tastiera. Certo che i miei webinar sono diversi. E mi fa anche piacere quando mi scrive sei forte, sei grande, sei un genio. Ma non è questione. Cioè, io dei complimenti, certo che mi fanno sempre piacere, piuttosto di darmi dell'incapace che mi prendo sei un genio. Ma non sono assolutamente un genio. Però cerco di fare un webinar che secondo me non è che ho giacca e cravatta, ve lo dico tante volte, è la fortuna che mi sono messo la tuta, cioè mi metto il pantalone e la tuta, sono comodo a casa, perché il mio ufficio è in casa, perché sono qui, non sono in un ufficio con 50.000 altri dipendenti, sono a casa facendo il mio trading, questo qui è la mia maniera di fare. Poi se mi viene bene un webinar e non assolutamente prepararmi per farlo, no, io sono preparato di persona, parto così a ruota libera perché intanto ce n'è di materiale da spiegare. Senza togliere niente a nessuno, che magari troverete sicuramente tanti altri webinar interessanti che si sono preparati migliaia di slide con PowerPoint belle, carine, colorate, con i disegnini. L'ho fatto anch'io all'inizio perché servono, però fino a un certo punto servono e sicuramente mi troverete prima o poi che vi rifaccio un ripasso di qualche slide perché è interessante anche, ok? Però secondo me questa cosa qui, andare così a ruota libera, è spiegare giorno per giorno quello che succede. Quando io dico arrivati a questo punto qua che mi parte un ciclo 1, cosa è successo qui indietro? Non me ne frega niente, non me ne frega quello che è successo per fare trading, però mi interessa per fare trading, cioè per la lettura ciclica, perché mi interessa, perché volendo io potevo far partire qui un ciclo 4 da questo punto qua, però potevo farlo partire qua? Mi rispondete? Potevo farlo partire qua? No, perché ho dato un vincolo temporale, l'ho dato a Natale come regalo per chi c'era. Allora se qualcuno mi ha seguito sa che qui non poteva essere un ciclo 4 da qui in poi, però qui sì. Quindi se mi aspetto una cosa del genere, se questo qui è il minimo assoluto, mi aspetto un nuovo minimo. Ok? Quindi torniamo. Ha sempre un ripasso. Allora, se questa qui è la prima gamba, oppure posso farlo partire anche qui, però qui viene troppo, quindi non ci sta. Allora lo faccio partire qui, prima gamba, seconda gamba, terza gamba, quarta gamba. Ciclo ribassista a queste sembianze. Ok? Basta, qui mi parte il ciclo 1. Bene, oggi Paolo parla, 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 parla. Ma assolutamente, no, è indirettamente rivolto a tanti è rivolto a nessuno, e più che altro mi interessa che alla fine col senno di poi c'ha ragione, ma col senno di poi ieri se continuava a scendere andava bene lo stesso perché comunque copriva tante altre cose. Se adesso se incomincia a salire va bene lo stesso, ok? Se adesso mentre oggi mi va a chiudere un altro ciclo ma arriva fino a qui e continua a salire, se questo è il minimo assoluto, io ho un range che va da 1,12 a 1,08, sono 400 pips. Se continua a lavorare nelle prossime settimane in questo range di 400 pips, io penso nel caso di Simone col suo conto da 9.000, tra un mese possiamo anche vedere che il conto è già arrivato a 15.000, 16.000, 17.000. Ok? Quindi pagare 79 euro al mese penso che sia no? Va bene? Va bene, allora andiamo avanti. Analisi, questo qui è il ciclo 1. È finito il ciclo 1? Non lo so, potrebbe finire qui, potrebbe ripartire un ciclo 2, potrebbe anche incominciare a scendere ancora. Non ha ancora toccato il pivot, per esempio, non ha ancora toccato il pivot. Ok, punto di riferimento qui l'H1, che è diciamo il perno dell'analisi ciclica, il perno perché da lì si gira tutto. Andiamo a vedere il 4 ore. Il 4 ore dove siamo? Cioè, dove siamo? Ho fatto un ciclo 1 laterale, guardate che punto che ha fatto un ciclo 1 laterale. Quindi che cos'è? È un cigno nero questo, se ve l'avete notato. Una cosa più bella da vedere, in questo caso qui, vedere la natura, è perché io la chiamo la natura, di un grafico, la natura nel vero senso della parola. Allora, quando io parlo di cigno nero, che poi c'è un libro di un signore russo che non mi viene il nome mai, però io non mi ricordo tante le cose, però so che il libro io l'ho letto, non ce l'ho qui nella scrivania, ce l'ho sopra,
quindi non mi ricordo il nome, qualcuno magari sicuramente il nome se lo ricorda, che parla tanto sicuramente del cigno nero sulla borsa. Ok? Questo è il corpo del cigno, questo è il cigno. Perché qui, se io mi metto qui short, questo è il cigno nero che devo sopportare. Da qui nasce la figura del cigno nero. Però se io vado a calcolare che questo è il ciclo 1, già so che qui sopra mi va a finire il collo del cigno. Ok? Perché so che questo è il ciclo 1 e la distribuzione di partenza. Ok? Quindi il ciclo 1 mi ha chiuso qui e adesso passiamo in ciclo 2. Se siamo nel ciclo 2 ancora siamo long dal punto di vista ciclico, però su 4 ore, appena incomincia a diventare ciclo 2 in chiusura, potrebbe incominciare a diventare anche la chiusura di una distribuzione. Quindi va benissimo. Guardate come è disegnato perfetto corpo, gamba, la faccio anche la zampa di gallina, e questa qui è il cigno. Ok, perfetto, questo è il cigno nero di, non mi viene il nome. Se qualcuno magari lo sa, me lo scrive così mi toglie questa che c'ho sulla punta della lingua. di un russo. Ok, comunque, in ogni caso, qui siamo nel ciclo 2. Non si scappa, ciclo 2 è nuovo massimo assoluto. E qualcuno me l'ha scritto adesso. È che i messaggi vanno e vengono perché devo cambiare la funzione che rimangono fissi. Allora. Guardate, io calcolo da questo massimo qui, fino a qui, sono 230 pips, fino a qui, sono 160 pips. Ok? Adesso incomincio a calcolarmi questa espansione qui di 160 pips, me la divido per 2, cioè sono 80 pips. Era da fare un long in questa zona del Fibonacci? Sì, perché questo long qui si andava fatto, certo che me lo devo fare fino a qui, però intanto portavo a casa in 3 day. Un 20 pips. Questo ragionamento qua va fatto. Ok? Una volta che mi ritorno adesso qui sotto, c'è il 50% di Fibonacci da andare a prendere. Perché nella campana di Gauss andrà a prendermi la parte centrale. Nella parte centrale di una campana di Gauss, faccio un esempio, uno solo perché non voglio andare oltre, oggi sono un po' a polemica, ma assolutamente non rivolto a nessuno. Se questo qui è il mio minimo, questo è il mio massimo. La parte della campana che era questa, la parte centrale della campana, più o meno al centro della distribuzione, più o meno da qui a qui mi calcolo la parte centrale, adesso misuro qui. C'è arrivato? Nel ciclo 3 è arrivato. Questo qui sarebbe stato il punto dove io avrei chiuso la mia metà. Quindi se io faccio questo ragionamento tutte le volte che vado uno short sulla campana di Gauss, qui l'ho fatto. Quindi assolutamente incominciarlo a fare dopo che ha fatto il ciclo 2 ha senso farlo, perché se io lo faccio adesso uno short, campana di Gauss in partenza, questo qui è il minimo, questo qui è il massimo, la parte centrale è più o meno il 50%, guardate qui, quindi incomincio, posso incominciare a mettermi short anche adesso e qui dovrò andare più o meno in questa zona qui. Però posso anche aspettare che mi faccia il ciclo 2. Quindi quando mi ha fatto il ciclo 2 è ancora più sicuro farlo. Se il ciclo 2 si mantiene in questa zona qui avrò più pips. Se il ciclo 2 incomincia a farmi una cosa del genere, logicamente ci arrivo ancora prima che abbia fatto l'operazione. Ok? Sono tante, 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 tanti componenti che possono fare un trading. Magari adesso voglio fare un trade, allora lo chiamo posizione con 50% di distribuzione, allora voglio farmi un ordine, vado qui nuovo ordine. E qui sul commento mi scrivo 50% distribuzione. Quindi quando apro la posizione nel mio nella 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 adesso non ho, qui non ci sono soldi, un conto reale per uso per i webinar. Se io aprissi qui la posizione, nel commento del trade c'è scritto 50% di distribuzione. So che questa posizione qui con il take profit della distanza da qui da qui. Ok? Quindi mi metto già il take profit prefissato. Quell'operazione lì è una cosa che la devo fare sempre. Statisticamente. Quindi se io mi metto a compartire dei segnali all'interno dei segnali che prima o poi non lo so, cioè non è che non voglio stare tutto il giorno al computer a dare segnali, quindi sto cercando di automatizzare anche questo, che così andrà tutto in automatico, tra SMS, tra WhatsApp, tra che ne so,
automaticamente nel conto, riprodotti nel conto, nel VPS, tutto il resto. Non voglio assolutamente stare ora al computer a mettere i segnali manuali, altero, assolutamente no. Però all'interno di tutti i segnali ci sarà anche questa cosa qui. Per fare questa funzione qui, ogni volta che mi parte, mi fa un massimo della distribuzione, il robot deve dire, ok, qui ti metto un ordine col 50%, ti mando anche il commento, che è questo qui l'ordine, lo devo fare sempre. Per fare questo, Alessandro mi deve costruire un expert advisor. Ok? Come mi ha costruito questi robot sulle mie logiche. Va bene? Ok, oltre l'euro-dollaro, 4 ore, siamo nel ciclo 2, così abbiamo aggiornato. Mentre parlo io aggiorno tutto. È partito un ciclo mensile. È partito qui, è partito qui. Non me ne frega, ma intanto è partito. Io sapevo che partiva, quindi mi aspettavo un long. Ok? Ha rotto. Il 50% due volte, l'ho detto anche ieri, se mi ritorna da giù, mi ritorna su, il 50% si va long, cioè, non si scappa. Weekly è andato a sfiorare la parte centrale, ma non ha ancora fatto né un segnale short, era questo, adesso si sta girando long, quindi assolutamente non, se devo fare il discrezionale non mi metterò short, aspetto, oggi comunque venerdì starei fermo. Guardate come stanno funzionando queste linee blu, che ormai è quasi un anno che le abbiamo segnate, sono un anno è 6-7 mesi, ma come stanno funzionando alla grande, come livelli, questo, questo e questo, hanno funzionato da tanto tempo a questa parte che funzionano, quindi anche qui è un livello che è arrivato. Va bene? Bene, andiamo avanti, dollaro, saliamo dollaro, poi ieri Mauro, scusami, però non mi sono, ricordato che ormai avevo spento il computer e ti ho dato bidone, magari lo facciamo, è un po'... Già l'euro-dollaro è complicato, sebbene abbiamo qualcosa di più, una linea un po' più da seguire ciclica. Poi c'è la sterlina dollaro che bene o male ci può tradare ciclicamente, ma rapporta tanti cambiamenti. Poi c'è il dollaro australiano dollaro che porta ulteriori cambiamenti perché è tradato molto anche di notte. Ok? Comunque lo andremo anche a vedere. Quindi sterlina dollaro sta cercando di salire, siamo di nuovo a 42. Andiamo a vedere sui cicli. 4 ore, questo è un ciclo 1, assolutamente, siamo nel ciclo 2, portiamo avanti l'analisi, poi vi ripeto, mi manca una cosa che non mi ricordo come si fa per metterlo nel sito, poi avrete, queste analisi qua sono anche leggibili dal sito, qui abbiamo una distribuzione che è stata chiusa, anche qui, cioè, non ho neanche segnati perché alla fine vado sparato, però guardate, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Okay. Questo è il ciclo 1, assolutamente, cioè, non, sarebbe un controsenso per me fare un webinar dove mi invento le cose, perché non li farei neanche, non sono neanche il tipo di farlo. Quindi se sono nel ciclo 1 probabilmente mi aspetto ancora un nuovo massimo rispetto a questo qui, sulla sterlina dollaro. Okay? Poi andiamo sparati, andiamo a vedere, l'euro dollaro ci do un'occhiata perché mi interessa vedere una cosa, ok, non ancora però. Vedere, ok, laterale, poi il dollaro yen, scusate, poi voglio vedere l'euro yen che abbiamo l'epicentro 1,28, come si sta comportando, guardate, cioè l'epicentro 1,28 è 1,96, chi ha l'euro yen nel suo conto, io penso che mi dà la ragione che sta continuando a guadagnare, magari anche chi ha l'epicentro picco da 1,28-1,26 è rimasto fermo 2-3 giorni, o di più, anche 5 giorni perché è sceso di 400 pips. Però ha pagato perché continua a salire, da qui in poi sta continuando a guadagnare. Purtroppo è così, non lo so io dove va a finire il mercato, però alla grande linea penso che qualcosina riesco a farla di positiva. Ok? Mi state scrivendo che c'è l'euro yen, che era ora che salisse, però alla fine fa parte, tutto fa brodo, tutto fa parte del trend. Il dollaro australiano l'abbiamo già fatto, sta salendo, io ho una posizione manuale in guadagno di... Adesso 60, 68 pips, era in guadagno già di più di 100. Uguale, non importa, la lasciamo correre. L'euro lo saltiamo ancora, poi magari lunedì facciamo l'oro, approfondiamo qualcosa sull'oro, che secondo me è arrivato il momento di venderlo. E poi andiamo a vedere, il dollaro australiano l'ho saltato. Ah no, l'analisi era il dollaro australiano. Il petrolio non guardo assolutamente, non me ne frega. Ok, dollaro australiano, solo per vedere un po' l'analisi ciclica. Qui assolutamente già lo dice il detector o la campana di Gauss, qui è partita una distribuzione. Facciamo un po' di conteggi. 1, 2, 3,
Allora. Controllando soltanto se per vedere dove siamo. Allora, 1, 2. Avete già capito, tanti hanno già capito. Guardate la fratalità di questi cicli. 31, 38, 35, 34 e 40. Questo qui assolutamente. E qui anche si spiega una cosa molto semplice. È una distribuzione forte, qui siamo nel ciclo 1. Non lo uso per fare trading, lo uso per togliermi il caos dal grafico per il momento. Questo qui è in ciclo 1, quasi laterale, siamo nel ciclo 2. Adesso dov'è che devo prendere posizione? La distribuzione è partita qui, scusate, la distribuzione è partita qui, senza andare a chiudere. Quindi la distribuzione è assolutamente forte perché il ciclo 1 mi ha fatto un nuovo massimo. Adesso incominciamo ad andare nei dettagli, perché se questo qui è il ciclo 1, il ciclo 2, visto che la chiusura del ciclo 1 non è avvenuta sopra il 50%, ma addirittura ha chiuso sotto, vuol dire che il ciclo 2 sarà un ciclo debole se vado con queste cose qui. Quindi comincio a vedere che qui dal pivot era una posizione da vendere, fino al pivot. Da questa zona qui si doveva cominciare a vendere. Ok? Siamo nel ciclo 2, ma ancora nel ciclo 2 io ora sarei stare ancora, aspetterei uno short. Incominciamo l'analisi ciclica e l'analisi tecnica la mischiamo insieme all'analisi ciclica. Quindi cominciamo a mettere una trend line d'analisi tecnica in questa zona qui. Ok, se incomincio ad andare sotto questa zona qui, incomincio a cercarmi di short. Metto, ma sei short l'analisi ciclica, perché hai l'epicentro che invece compra fino a 0,76? Perché è così. Perché l'epicentro non ha, l'epicentro è è come se io adesso metto il navigatore e mentre sto guidando dice, ma il navigatore mi porta a destra, normalmente dovrei andare a sinistra perché faccio normalmente quella strada lì che è più corta, ma se io non seguo il navigatore magari sbaglio, oppure c'è il traffico, c'è una strada chiusa per lavori, manutenzione, quindi devo seguire il navigatore. L'epicentro non è altro, lo devo lasciare, l'ho impostato, così deve andare. Ok? È come se prendo un taxi e incomincio a dire al tassista, no guarda, gira qui a destra, no anzi guarda, gira qui a sinistra, ma se è il suo lavoro mi devo fidare che mi deve portare a destinazione, giusto? E questo è l'epicentro. Invece l'analisi ciclica posso fare delle operazioni contrarie, perché nel ciclo 2 magari se io voglio andare short fino a qui, fino al pivot, mi posso fare questi 30 pips, poi magari l'abbandono e il resto lo farà l'epicentro, oppure ciclicamente mi può fare una distribuzione irregolare, quindi il ciclo 1 è debole, mi fa magari un ciclo 2 che mi fa fare un nuovo minimo, io mi sono fatto il mio short fino a qui, da qui mi riparte long. Ok? Nuova distribuzione. Quindi potrei anche dire che da qui questo 1 qui non esiste ancora, e allora da qui mi riparte il ciclo 1, perché la distribuzione magari è partita qui, vedete che il detector si è girato qui. Non ho le idee chiare, o mi faccio questo short che mi sembra plausibile, oppure non lo faccio proprio, sto fermo. Ok? Bene, oltre a questo io penso non c'è altro da aggiungere. La Royale l'abbiamo fatto come epicentro. L'unica cosa possiamo vedere la sterlina dollaro come epicentro. Ma dunque c'è un po' lento oggi, devo dire, il mio epicentro qui. Ok. L'epicentro è qui, ancora lontano, uno. Purtroppo lo dobbiamo lasciare lì così, non c'è altro da fare. Li abbiamo fatti tutti, analisi ciclica l'abbiamo fatta anche qui, cioè, non so, andiamo a vedere poi alla fine l'euro-dollaro come si sta comportando. Io sono long di DAX, sì, sono long di DAX. Allora, DAX sono long, ok, sto cercando di tornare addirittura dentro su questo canale, c'era qui dei segnali long, c'erano qui dei segnali long,
Ma non vi dico altro, guardate, non perché non mi piace, vedete? Sono long di Dax, è una posizione buy a 0,10, aperta qui dal pivot. È in guadagno, certo è in guadagno. Ok? Poi ti leggo, se mi hai scritto su Skype, poi ti leggo. Cioè, non me ne, a parte che chi mi crede, chi non mi crede, non me ne frega proprio niente, ma io l'ho proprio attività che condivido nel webinar, la faccio anche in tempo reale. Ok? La faccio in reale nel mio conto. Qui c'è un gap, mi sono messo contro il gap, certo, perché qui c'è il dinamico. In questa zona qui di dinamico c'è un long. Cosa sta dicendo il ciclo? Ciclo indice europei, che poi non me ne frega perché non c'è una sequenza ciclica. Mi sta dicendo long. Possiamo fare altre analisi, migliaia di analisi. Qui abbiamo un'espansione. Siamo sul 50% di Fibonacci, eccolo qui. Okay. Questa zona qui potrebbe essere già stato il take profit, infatti io non l'ho chiuso, però l'idea era di chiuderla poco più alta. Adesso vediamo cosa si comporta. Se mi ritorna sopra il 50% di Fibonacci, mi ritorna qui sopra, questo è il target. Perché sto puntando al long, oltre altro sto puntando sul long del DAX? Chiaro, non ti restiamo lì a cercare, perché sto puntando sullo short, sull'euro dollaro. Guardate, è arrivato fin sopra l'altro ed è tornato giù, euro short. Guardate il conto, Simone, che mi ha detto puoi renderlo, usarlo per il webinar, adesso lo posso usare liberatamente. Infatti avete notato che c'è stato non l'ho messo il giorno stesso, l'ho messo 1 o 2 giorni dopo, perché ho aspettato anche la conferma. Più che altro ho cambiato tante altre cose, che comunque non si può entrare in questo conto senza che io me ne accorga. Chiaro che non entrerà nessuno, lo usiamo. Il margine è tornato a 8,50. Era già 700, qui è 7,770, ma nel frattempo i buy ne ha chiusi, un altro l'ha chiuso mentre sto facendo il webinar. Basta guardare gli orari di chiusura, questo qui è 11 e un quarto, quindi 10 e un quarto l'ho chiuso durante il webinar, ho fatto anche un'operazione, ok? Questa l'ha chiuso in short, ok? Cioè, insomma, 50 euro fatti oggi e nel totale ne ha fatti 1100, adesso non so quanto era, 1083, ok? E sta continuando, vedete, un short imminente a chiudersi, perché 1,11,20, 1,11,25, tra 5 pips mi porta a casa altri 17 euro. Ok? Questo qui l'ha fatto alle 11:15, quindi l'ha fatto alle 10:15, l'ha aperto durante il webinar. Non mi piacciono gli short perché logicamente ce n'ho già tanti di short, quindi non mi piace tanto. Però fino a oggi li lasciamo così. Penso che oggi non cambierò nessuna cosa qui. Le cambierò domenica sera o sabato domenica, piomberò delle impostazioni per evitare che il margine mi scenda del troppo, se proprio va proprio sotto sotto. Però un po' di rischio c'è perché è appena partito il conto. Ma assolutamente, non nascondo niente a nessuno. Bene, allora io con questo qui, io penso che ho detto tutto quello che dovevo dire come riunione del venerdì. Mi dispiace se magari mi sono un po' scaldato, ma assolutamente. Anche nella vita mia privata ho smesso di arrabbiarmi già tanti anni fa, anche per farvi un esempio, che non so, con la mia compagna o con la mia ex o con un mio figlio, che ne ho tanti, chi lo sa, un paio di figli ne ho un paio di più del normale, ma magari che quando c'è qualche disguido, anche con un amico, sono la prima persona che non si arrabbia mai, perché assolutamente cercate di avere una filosofia di vita che vi porta anche a stare meglio, perché a stare meglio nella vita state bene anche nel trading. Cercate di non arrabbiarvi con nessuno e non arrabbiarvi nemmeno con il mercato. Per non arrabbiarvi nel mercato perché vi siete messi qui short. Perché vi siete messi qui short? Perché sicuramente qui in alto avevate anche dei long. Per contrapparare, per andare a coprire, era sbagliato. Se io qui ho dei long, giusto? E il prezzo incomincia, e se io qui ho dei long, o meglio, qui ho degli short, e per contrapparare che dopo mi va qui in alto, non dovevo mettermi short, non dovevo mettermi oltre a questo short qui in basso, non dovevo mettermi qui long, dovevo aspettare a un certo punto che saliva, mi mettevo qui long, allora avrei guadagnato. Non devo aspettare che proprio arrivare agli ultimi, agli estremi, perché se qui non mi mettevo, poi magari bruciavo il conto. Ok? Torniamo un attimino a Simone, così vediamo in tempo reale la chiusura. Guardate, mancano 2 pips, vediamo se ci fa con chiusura finale, così ci guardiamo anche il margine, che logicamente si riprende ancora di più, perché una posizione da 0,10 mi copre 10 operazioni da 0,1.
Anzi, qui potrei andare a vedere che sicuramente le operazioni sono 9, quindi ce n'ho ancora 9. Se mi si chiude questa, qui diventano 8, quindi avrei liberato uno sparo, un proiettile da sparare ancora. Se in caso sale di nuovo, non mi fa altre operatività, mi rifà la stessa operazione che sta chiudendo adesso. Dai, fammi il piacere, due pips, così siamo contenti tutti. Niente, non lo vuole fare in tempo reale, peccato perché sennò ci guardavamo, eccolo qui, 22, niente, non lo vuole fare, torna su 23, vabbè, non importa, comunque abbiamo capito, poi qui Simone ha altri conti e non andiamo nel suo privato, però assolutamente stanno andando tutti quanti bene, anche perché è una cosa che, chi è che l'abbiamo fatto qui in questo conto? Sì, eccolo qui, questo qui è l'epicentro. Ah no, non era qui, vediamo se magari ce l'ho segnato da qualche parte. Nell'altro conto che ho aperto, l'altro conto che non ho adesso qui aperto, sicuramente mi suona. Vabbè, uguale, non importa. Avevo messo un epicentro a 10.000, tanti di voi ce l'hanno anche già settato, 10.000 fino a 96. L'ho settato. Non lo faccio far vedere perché logicamente è anche sul conto di Simone, quindi non voglio aprire quel conto lì perché non so, non mi ricordo come l'ho lasciato, però uguale, è positivo perché logicamente il conto a 10.000, da 96.000 a 10.000, quindi 96 l'epicentro, lo possiamo costruire automaticamente, apriamo un grafico del DAX, ormai oggi no, più sul DAX, così lo vediamo, mettiamo time frame daily, mettiamo formato neutro, così puliamo, questo non ci serve, abbiamo l'epicentro a 10.000, allora, ok, poi abbiamo questa qui, poi 1.600, così costruiamo anche questo epicentro, vi faccio vedere che questo è l'epicentro del DAX, che lo sto usando, in tanti conti che hanno i capitali più alti si possono usare, cioè, non è detto che è sbagliato. Questa qui la lasciamo rossa, la mettiamo un po' più grande. Da 10.000, 4.000 pips diventano 4.000 ticks addirittura. L'impostazione è chiaro che è diversa. Continuiamo si riprende il fatto. Da 10.000 ne ho fatta una doppia? Mi manca la riga? No, era questo. 96. Mi manca, l'ho messa. Ho sbagliato a mettere 10.000. Ok, non importa. Allora, prendiamo un altro. Ah, sicuramente mi è andata a finire lì l'altro. Ho fatto due volte 14.000? No, vedete, l'ho messo qui 1.400. Eccola qui, questo non era 1.400, mi sono dimenticato lo zero. Questo qui andava lì in alto. Ancora. Ah, ci mancano zero, ditemelo, no? Sono stanco di mente, non ho più oggi voglia di stare al computer. E questa qui diventa un epicentro a 10.000 tonni. Ho scelto, infatti l'ho detto nel webinar l'altra volta, che ho scelto 10.000 come livello fisiologico per fare trading con l'epicentro 10.000, la mettiamo gialla. Chi sta usando questo epicentro ieri ha guadagnato, e questo qui diventa, avevo sbagliato tutto, avevo sbagliato tutto in impostazione, si vede che sono un po', sono cotto, eh.
non era 9.600 ma era 96.000. Scusatemi, però ogni tanto anch'io 96.000 e questo qui 14.000. Perché diventa così? 14.000 era giusto. Allora, dov'è che si sbaglia qui? 14.000, 10.000, 9.600. Dove sto sbagliando? Aiutatemi. 10.400. Dopo tanto, questo qui vedete che me l'ha messo due volte lì, non lo stavo più grosso. Ok, questo qui la cancelliamo, così non ci serve. Quando faccio le cose, magari c'è la stanchezza. Allora, andiamo qui. Questo è l'epicentro che sto usando sul DAX, su time frame più bassi si vede meglio, anche sull'H1. Okay. Anzi, mettiamo sull'H4 così li prendiamo tutti e due. Praticamente mentre saliva lui comprava, giusto? Infatti mentre lui ieri è andato a 10.000, ha chiuso tutto, si è messo flat, è sceso, ha ricomprato la griglia fino a 96, comprende 10 operazioni, mi pare, della distanza di 33, 330 ticks l'una, adesso non mi ricordo bene com'è l'impostazione, non me la ricordo. Copro tutto questo spazio per arrivare qui. Qui si mette di nuovo flat, quindi mentre scendeva ieri ha rifatto le stesse operazioni che aveva fatto salendo e chiudendo, quindi si è riposizionato e adesso con la giornata di oggi sta andando a chiudere qualcosa. Ok? Secondo me adesso l'euro dollaro sta scendendo perché se lo mettiamo su, vabbè, questo è l'epicentro del DAX 10.000, intanto i conti è attivo. Se adesso andiamo a vedere il DAX H1 che sta salendo, okay? Quindi è tornato sopra il 50% di Fibo. Quindi la mia operazione logico che è in mega guadagno e la stessa cosa sto facendo nell'euro dollaro. Quindi assolutamente il conto avrà chiuso qualcosina, il margine è salito di nuovo 945 e i 40 euro che erano prima, intanto vedete questa operazione qui, chiusa adesso alle 11, 1.11.20, 10.25, non è questa, 11 un quarto. Aiutatemi, dov'è quella di adesso? Era un short, quindi sarà stata questa 11.50, infatti 10.52 adesso, quindi 11.50 nostre, 10.52, 11.52 del broker, scusate, 10.52 nostre o 10.50, chiusa questa 16 che era 1.11.20, che è la stessa che ha chiuso prima. Si è fatto la stessa operazione, guardate, questa è la griglia, non si scappa. Quindi il conto continua a salire, 7.100, ha fatto 1.100 euro in questa settimana. E adesso il margine è 943, perché sta chiudendo più sell, sta chiudendo il sell. L'unica cosa è che continua a salire di nuovo, le operazioni adesso che si sono ridotte da 9 che erano, sicuramente una l'ha tolta, massimo 3.10, un attimo ancora, vedete che da 10, 9 che erano sono rimaste 8, c'è ancora due colpi da sparare, se non sale non mi apre più, quindi automaticamente mi chiuderà le posizioni che ci sono in essere. Va bene? Ci siamo? Ok? Quindi assolutamente, adesso la prossima a sparare, a chiudersi non è questa, non è questa, è questa, questa qui sarà la prossima, da 0,10, vediamo se ce n'è un'altra, più vicina ancora, questa è un 0,10, già in posizione 0,90. Ok? Non ha senso chiuderla perché è un trading automatico. Ok? Va bene, allora chiudiamo questo. Mentre sta scendendo l'euro dollaro, assolutamente il DAX sta pagando. Ok? Bene, allora io vi ringrazio della partecipazione, chiudo qui la registrazione, vi auguro un buon weekend a tutti quanti quelli che mi ascolteranno in differita nel weekend, nel sabato, nella domenica, che mi date l'appuntamento per seguirmi, magari perché state lavorando durante la settimana, vi ringrazio. Non era riferito a nessuno direttamente, era riferito a tutti indirettamente, quello che ho detto prima, assolutamente senza offesa, non sono arrabbiato, ma magari ascoltando questo webinar, pensate magari a,
al pensiero che ogni tanto mi dicessi, ma Paolo ci ha fatto un epicentro e è andato fuori dal range, adesso dobbiamo aspettare. Questo è il trading. Non devo vedere il trading durante la settimana, durante il mese, lo devo vedere dopo un paio di mesi. Dopo un paio di mesi posso dire, cavolo, ma così funziona il trading. Guardate, guardate il DAX. Io sono long, cioè non ho ancora chiuso l'operazione. E mi ripeto, eccola qui, è sempre la stessa. Adesso se mi rompe il massimo, è inutile che la vado a chiudere adesso, la chiuderò magari sul pivot in alto. Vediamo, adesso vediamo se gestirla con il 50% di Fibonacci, la gestisco fino a qui, me la chiudo, perché intanto ho guadagnato abbastanza per un venerdì. Ma questo è il trading, come l'euro-dollaro. Non abbiamo parole. E mentre stiamo guardando, ci sarà sicuramente Simone che si sta godendo dell'operatività in mega positivo. Ok? Se mi ritorna qui a meno 300, sicuramente avrò un margine di nuovo 2-3 mila, quindi va benissimo. Ok? Bene, di nuovo, buon weekend a chi mi ascolterà sabato, domenica in differita, o un buon weekend a chi mi segue nel webinar adesso in tempo reale. Io chiudo qui la registrazione.